Oggi sul Bo Live parliamo di teatri e persone. Parliamo della relazione tra il teatro e la comunità, fatta di artisti, operatori e cittadini. Lo facciamo insieme a Federico Corona, direttore artistico del Teatro Civico di Schio, e a Stefania Dal Cucco, responsabile dei progetti del teatro. Buongiorno e benvenuti. Grazie, grazie Francesca, buongiorno. Ecco, mi piacerebbe cominciare una riflessione con voi su questo argomento, soprattutto perché assume un significato ancora più profondo in questo tempo segnato dalla pandemia. Iniziamo a parlare proprio, iniziamo dall'attualità, dalla cronaca, dalle novità, dal nuovo progetto che avete appena lanciato con il Teatro Civico. Di cosa si tratta? Si tratta di un progetto partecipato col quale vorremmo coinvolgere 50-60 cittadini di Schio per ripensare insieme l'utilizzo di questo spazio magico che è il Teatro Civico. Il Teatro Civico di Schio, sin dall'inizio del 1900, cioè sin dalla sua fondazione, è sempre stato un posto partecipato, un posto in cui i cittadini hanno messo risorse, ma non solo economiche ovviamente, ma anche di pensiero, di idee. E questo è accaduto per tutta la storia del teatro civico, fino ai giorni nostri. Vorremmo portare avanti questa bella tradizione, questo bel rapporto che c'è tra il teatro e i cittadini e la comunità di Schio. E per farlo abbiamo pensato a un progetto che partirà a breve e che appunto coinvolgerà i cittadini non come se, per una volta non come semplici spettatori, ma proprio come parte attiva e di coprogettazione poi magari delle attività che si andranno a fare una volta terminati i lavori, perché come forse sapete siamo chiusi per la pandemia certamente, ma noi siamo doppiamente chiusi perché sono partiti da circa 2 settimane i lavori del terzo lotto di restauro del teatro. Poi, nello specifico, Stefania Dal Cucco, che si occupa dei progetti della fondazione, sicuramente potrà spiegare meglio il progetto. Ci tengo solo a dire che questo è un progetto, come molti della fondazione, in cui abbiamo cercato di lavorare in staff, quindi anche nella programmazione, cioè in quello che compete a me, spesso si lavora qui in fondazione tutti insieme, quindi è un lavoro collettivo in cui veramente viene coinvolto tutto lo staff della fondazione, compresi, che ne so, il personale tecnico, comprese anche l'amministrazione, quindi tutte le fasi del lavoro vengono sempre condivise e a volte progettate insieme. Ci siamo dati dei tempi lunghi su questo progetto perché il teatro civico è chiuso, chiaramente come tutti i teatri, ma è anche chiuso doppiamente per il terzo stralcio di lavori che sono partiti un paio di settimane fa. E ci siamo dati 10 mesi di tempo per lavorare con questi inizialmente 50 cittadini, poi vediamo tramite loro di incrementalmente raggiungere vari altri cittadini del territorio, categorie, eccetera, per riuscire a capire. A raccogliere più stimoli, bisogni, intervistare più persone possibili. E come diceva Federico, giustamente questo progetto che stiamo lavorando in realtà da luglio, da una chiacchierata che abbiamo fatto con alcune danzatrici del progetto Dancewell Ricerca Movimento per il Parkinson, che abbiamo qui a Schio da 4-5 anni in collaborazione con Opera Estate Festival Veneto e CSC Casa della Danza. Abbiamo continuato a pensarci, parlarne anche in pausa a caffè con i colleghi o con i nostri collaboratori ed è pian piano nato questo progetto che appunto si chiama Lovers, quindi Lovers, innamorarsi di un teatro. Ci lavorano tutti, veramente i tecnici, sia dalla parte il custode tecnico del teatro, anche il direttore di palcoscenico. L'amministrazione, segreteria organizzativa, biglietteria, io Federico e anche i collaboratori esterni come Silvia Ferrari, che è una progettista, giornalista e anche facilitatrice, ci sta aiutando anche nella gestione proprio del programma. E Santi Crispo, che è un nostro collaboratore per la comunicazione, siamo tutti coinvolti, ne parliamo, ad esempio in questi giorni che stiamo proprio progettando il primo incontro che
del 17 marzo, che sarà il primo incontro, l'abbiamo fatto tutti assieme, proprio sperimentando sia i tempi, sperimentando le varie attività che vogliamo fare, giusto per tararlo in maniera, per essere sicuri che piaccia a tutti e che abbia sì, un senso. Come diceva Federico giustamente, Innamorarsi del futuro è un progetto, Innamorarsi del teatro, è un progetto che entra in un solco di progettazione partecipata molto antico, come dire, nel teatro civico. Infatti qui ho il libretto di L'8-0, che è quel progetto del 2005, dove i cittadini, con un teatro abbandonato dagli anni 60, si sono interrogati per un anno sperimentando temporanei usi di utilizzo del teatro per capire come poi andare a recuperare questo teatro che era chiuso da molti anni, che Marco Paolini nel 2003 aveva cercato un teatro abbandonato per fare delle riprese per Report, aveva trovato il civico grazie ad Annalisa Carrara, la direttrice artistica del tempo, e Marco Paolini si era innamorato di questo luogo e aveva chiesto con una lettera aperta alla cittadinanza di prendersene cura, di prendersi cura della rovina e di riabilitarla. L'amministrazione comunale, illuminata, aveva creato questa commissione tecnica per il restauro che era composta anche appunto direzione artistica, tecnici, ma anche artisti. In questo progetto, L'8-0, appunto, sono state fatte, mi sembra, 5 esperimenti di utilizzo del teatro in varie forme, a pianta centrale, hanno creato proprio il palcoscenico perché era veramente bucato, dal tetto pioveva dentro, il teatro era in uno stato di abbandono e anche aveva questo fascino della rovina molto forte. Ad ogni spettacolo, ricordo, io non c'ero, però chiaramente c'era Gabriele Vacis, uno spettacolo Polvere del Tip Teatro della Nicosia, alcuni spettacoli delle compagnie amatoriali del territorio, Teama Teatro, varie insomma sperimentazioni. Alla fine di ogni spettacolo il pubblico veniva proprio interrogato con un questionario per chiedergli come volevano recuperare il teatro della loro città. E ancora adesso che in questi giorni stiamo parlando di Lovers a varie persone che ci piacerebbe partecipassero o che ci piacerebbe che ci aiutassero a diffonderlo, a disseminarlo nei loro contatti, ci dicono che quel momento lì, quel progetto L'8-0 è stato un passaggio di appartenenza alla città molto importante, attraverso il luogo del teatro, ma anche proprio un'appartenenza del cittadino alla propria comunità. Quindi è quasi, come dire, necessario, no, in un momento come questo, che il teatro è chiuso, che è in restauro, che non vediamo più il pubblico, che non c'è più lo spettacolo, mantenere un rapporto di relazione con i cittadini. Ecco, in questo senso, Stefania e Federico, vi chiedo che significato, qual è il valore che assume questo tipo di progetto in questo periodo che stiamo vivendo? Cioè, stiamo vivendo un periodo difficilissimo per i teatri. I teatri sono chiusi, voi per restauro, ma in realtà sareste chiusi lo stesso, perché da un anno i teatri non sono chiusi al pubblico. Quindi facciamo anche una riflessione in questo senso. Che valore assume questo tentativo di relazionarsi, di avere un dialogo vero, importante, autentico con i cittadini, con le persone, con il vostro pubblico? Ma io penso che il teatro sia prima di tutto un presidio culturale, cioè un luogo dell'aggregazione della cultura, dove, come dire, ci si incontra, si incontrano diverse intelligenze, diverse sensibilità, ci si confronta. E attraverso il palcoscenico, che è un po' lo specchio, no, del nostro sentire umano, si riesce a volte a decifrare anche il presente. Quindi è un periodo brutto per i teatri, ma è un periodo ancora più brutto per chi i teatri li frequentava. Il nostro lavoro, dico spesso, è a servizio, nel senso il sostegno pubblico che riceviamo, anche quello privato, è a servizio, non è... Spesso intendiamo che sia per gli artisti o per gli organizzatori o per la progettualità in genere. No,
tutto quello che noi facciamo lo facciamo per la nostra comunità, perché abbia un ritorno, perché abbia una ricaduta che non è ovviamente che non è materiale, che è immateriale, all'interno dei nostri territori. Questo in questo momento manca. In questo momento manca e vorremmo riprogettare il futuro, perché manca anche una visione un po' lunga. A noi e vedo anche i ragazzi o alle persone con cui parliamo qui, manca proprio uno sguardo più lungo di un giorno, una settimana, no? di PCM in DPCM o di venerdì in venerdì, quando ci dicono cosa succederà. Proprio per questo abbiamo attivato questo progetto, abbiamo pensato a questo progetto, perché insieme alla nostra comunità di riferimento e anche a chi magari a teatro non c'è mai entrato, anche a chi magari in teatro non ha voglia di venire perché non si è mai avvicinato agli spettacoli, alla musica, alla danza, vorremmo proprio che fosse un progetto aperto a tutti, in modo da pensare insieme a come questo luogo e come la fondazione, quindi con le sue competenze ed esperienze, possono mettersi al servizio della comunità a seguito di questo periodo buio che stiamo vivendo tutti. Penso che all'avere il restauro in questi giorni sia proprio un'occasione per poi ripartire ancora più di slancio tutti insieme e ancora più uniti, insomma, pubblico, artisti, operatori, cittadini, tecnici, come abbiamo detto, quindi lavoratori dello spettacolo. È uno stringersi insieme e buttare la palla al di là del campo, no? Andare verso il futuro tutti insieme, progettando insieme, quindi facendo sì che la comunità diventi protagonista delle scelte che si fanno in questo luogo, che è un luogo civico, appunto, quindi della cittadinanza. Noi abbiamo le chiavi, ma gli spazi sono assolutamente a disposizione della comunità e dei cittadini, ovviamente in maniera progettuale, in maniera normata. Io credo che sia questo la scintilla che ci ha fatto accendere appunto la lampadina per iniziare un percorso del genere. Ovviamente aver avuto dei progetti molto importanti iniziali che hanno fatto sì che la comunità si abituasse a partecipare è importantissimo, è stato importantissimo, e quindi adesso stiamo, dire, anche in questi anni stiamo beneficiando del lavoro che è stato fatto all'epoca dalla persona che mi ha preceduta, Annalisa Carrara, che è stato un lavoro importantissimo nel territorio. Ecco, prima di salutarvi, appunto, vorrei tornare sulle questioni che affronterete insieme ai cittadini, operatori ed artisti. Quali sono gli argomenti più urgenti di cui occuparsi? Lo chiedo a Stefania, visto che insomma stai lavorando il progetto. Sì, allora, 10 mesi di lavoro, 60 cittadini, un incontro al mese, 2 ore di incontro al mese praticamente. I primi 5 incontri ci facciamo guidare dalla Carta di Roma 2020, che è questa carta che recita il diritto di partecipare alle attività culturali come rilevante per il benessere della comunità e delle città. È una carta che è stata fatta nel periodo pandemico con Roma Capitale come capofila e altre 40 città, tra cui Malmo, Città del Messico, quindi internazionale, che ha 5 punti, 5 parole chiave, hanno individuato lavorandoci insieme 6 mesi di lavoro, che sono questi. Noi lavoreremo proprio su queste parole, intanto nei primi 5 incontri, che sono creare espressioni culturali, scoprire le radici, condividere cultura e creatività, vivere e godere le risorse e gli spazi culturali, prendersi cura. Ogni incontro lo declineremo con degli strumenti di partecipazione, per creare il gruppo, no? Per conoscere il gruppo e fare in modo che il gruppo attraversi, anche seppur virtualmente, il teatro. Li faremo online inizialmente questi incontri, poi vedremo. E per attivare poi un ambiente favorevole alla creatività e anche alla condivisione, alla discussione, inviteremo comunque degli artisti che ci aiutano in questo percorso, che sono già dal secondo incontro, quindi già da aprile,
vediamo, 14 aprile, credo sia, sì, ci sarà la coreografa Chiara Frigo, che lavora da anni anche lei con le comunità di cittadini. Quindi subito dopo l'incontro del 17 marzo, che è il primo, che lo gestiremo noi, racconteremo poi agli artisti che interverranno per proprio stilare con loro il programma dell'incontro. Ci sarà poi nel terzo incontro sulla condivisione l'apporto di Centro Capta con la psicoterapeuta Roberta Radic e lo psicodrammatista Andrea Picco. Quindi è proprio un progetto multidisciplinare, no? Ci sono varie figure all'interno di questo progetto che collaborano con noi per attivare, quindi facilitatori, artisti, coreografi, danzatori, psicodrammatisti, psicologi, eccetera. Il quarto incontro poi vedrà vivere e godere. Abbiamo chiamato Fratelli della Via, Diego e Marta, che anche loro da anni lavorano con progetti partecipativi, anche online, che sono molto bravi ad attivare la cittadinanza tutta, quindi senza limiti di età. Quindi anche con loro non vediamo l'ora di collaborare. E poi il quinto incontro, prima delle vacanze, sarà, speriamo di farlo all'aperto, sarà un incontro tra il nostro gruppo di Schio, di Dancewell, Ricerca e Movimento per il Parkinson, che sono all'incirca una cinquantina di cittadini che da anni danzano due volte a settimana al Teatro Civico, ora su Zoom, senza mai perdere un appuntamento. Le quattro insegnanti, che sono danzatrici anche loro e insegnanti di Dancewell, attiveranno questi, abbiamo pensato che i dancers di Dancewell avrebbero attivato i lovers del progetto, e quindi ci saranno due ore di incontro sulla pratica artistica della danza con una richiesta di immersione dei feedback di quello che provano. Dopo questi primi cinque incontri sulla carta di Roma, ci saranno degli incontri più a partire da settembre, più pratici sull'immersione proprio dei bisogni, delle necessità, più di coprogettazione dello spazio e della fruizione, quindi una coprogettazione del ritorno dello spettatore a teatro dopo la pandemia e nel teatro soprattutto della propria città. Non sappiamo cosa succederà, non sappiamo, cioè potremmo decidere assieme a loro di intervistare altre persone, ad ognuno affidare un compito, ad ognuno affidare la progettazione di uso temporaneo dello spazio. Siamo aperti e poi con loro negli ultimi incontri faremo anche proprio dei laboratori di fattibilità delle proposte, cioè vedremo insomma cosa succederà. Tutto questo pensiamo si concluda con una giornata aperta a tutti, dove questi cittadini si faranno carico e avranno anche l'onore di raccontare ad una platea più vasta quello che è stato fatto, quello che è emerso, e speriamo che questo coincida anche un po' con la riapertura del teatro dopo questo terzo stralcio di lavori. La call è aperta fino a un paio di giorni prima della partenza. Il posto per i cittadini è 60, abbiamo aperto a tutti, senza limite d'età. L'unico requisito è di essere curiosi e di aver voglia di attraversare lo spazio della propria città per lasciare una traccia anche. Ecco. Vi saluto soltanto chiedendo a Federico un'ultima battuta. Quindi come lo immaginiamo il futuro del teatro? Proviamo a, proprio in sintesi, brevemente, a spingere il nostro pensiero, come hai detto tu prima, oltre, no? Oltre il muro, oltre il campo, hai detto così. Quale sarà il futuro dei nostri teatri? Io penso che questa sia un'occasione da prendere al volo, perché è un'occasione di ripensare il sistema spettacolo, il teatro. Quindi non la stiamo raccogliendo questa occasione. Spero ci sia una presa di coscienza da parte soprattutto dei politici di riferimento per rimodulare il sistema spettacolo, che è un sistema fragile, ma che ha delle eccellenze e quindi è un peccato si perdano. Io sono ottimista, nel senso che penso che avremo tutti bisogno di vivere molto più intensamente rispetto a prima, perché abbiamo perso un anno,
poi saranno un anno e mezzo o due quando andremo a finire la pandemia, spero, speriamo. E quindi ci sarà una grande voglia da parte del pubblico di tornare a teatro, di tornare a viaggiare, di tornare a vedere delle mostre, ad ascoltare dei concerti. E dobbiamo essere pronti a soddisfare questa domanda di cultura, di aggregazione, di spettacolo in maniera intelligente, in maniera sì, progettuale e non solo in termini di consumo culturale. Noi stiamo, per quanto riguarda appunto Schio, stiamo mettendo le basi perché questo accada e accada nel migliore dei modi, cioè a partire dall'inaugurazione di un nuovo teatro che ancora una volta si rinnova, cresce, cambia la sua struttura, ma l'idea è quella di cambiare, innovare e crescere anche come proprio pensiero di progettazione all'interno della struttura fisica. Grazie.